cosa fondamentale. 2, respire con la sinistra, questo certo. Quindi mantenere il piano, se guardiamo dietro, perché quando noi diciamo l'allineamento canna e coda, cosa significa? Andare in angolazione, non ci possiamo fermare, perché da qui in basso c'è un attrito, quindi il discorso è questo, l'allineamento anche dietro, l'allineamento è questo, guardate un po' dietro, la canna e la coda che va alta è tutta diritta. Questo è l'allineamento canna, code e braccia. Perché di solito io vedo le code che passano di lato in questa maniera. Questo. E invece no, sì. Questo. Questo. Allora andiamo in angolazione davanti. Perché io sono alto dietro, quindi alto giù. Quindi alto. Tutti i lanci in shooting, cioè il falso lancio, 1, 2 e si lancia, ci si va in shooting. Quando si recupera, signori, è questo, io riprendo, respiro in volo, rilancio, in shooting, richiamo la volta, poi recupero, respiro, rilancio. La passata, recupero, allora recupero come si fa, ho messo, ma tutte le volte, noi vediamo, quando si recupera, guardate cosa succede là fuori, lì si scuba il peso, per non scubare il peso, ho rompato, si fa respirare, si rilancia, si recupera, si rilancia, recupera. Allora più è ampio questi spiri e più riesco a sollevare la mossa. Vedi che se solleva come la lascia prendere lì e là, quindi notturno e il falso lancio sempre più corto, più corto, lancia, fa una passata, e spira sempre. Allora i ribaltati come si fanno? Io lancio, faccio il colpo, lascio cadere la coda e ribalto a monte. Però si fa veloce, allora una volta che io lanciato faccio un colpo e rilancia, ma le spine sempre, allora faccio il colpo, ribalta, se non è sufficiente se ribalta, si recupera, faccio il colpo e ribalta. Non è sufficiente. Per quale ragione il corvo? Perché sotto riva là, la corrente è inferiore a quella centrale. Allora se io ci vado di punta in quella maniera, il dragaggio è quasi immediato. Allora io sotto là ci vado con il corvo. Non è sufficiente. Allora io magari ho un mazzo sotto e un occhio che l'acqua è ferma e il pesce staziona lì. Posso andarci con l'angolato raggruppato, l'angolato raggruppato, questo è un buon lancio da pesca, perché io mando vicino alla mosca quasi tutto il finale, io do la direzionalità, vedete lì, cade tutto lì, quindi il dragaggio lo evito. E un anche più avanti, raggruppo. C'era un altro, questa volta, prima che cade, io ribalto in avanti e la mosca viene giù in terra, anche il tempo
può pescare in questa maniera qua. Va giù in testa. Tanti, tanti lunghi, vedi, giovani. Verticale vado giù in questa maniera forzando questa parte della terra. Me lo faccio piano piano. Guardate in avanti come va avanti la mostra. Vedete la mostra come va in testa? Quindi se ci sono lanci lunghi però ci sarà anche un corso sarà difficile a evitare il dragaggio. Le cose per fare il turno a sinistra devo lanciare delle rovesce. Le rovesce, la dinamica è questa, per mantenere in linea la coda e la carta, è questa. Mai stare risultato per la scrivere. È questo. Adesso che tu sento in linea, sia dietro che avanti, tu sono in linea, sempre con la coda e con la carta, è bravo. Io do, sarebbe la doppia spinta, io do direzionalità, a un certo punto faccio il shooting e ribalto o a destra o a sinistra, secondo dove va la corrente. Non vedo la differenza. Vedi? Non vedo. Allora guardi, il lancio è qui, vedi la coda. Sta su una parte più tranquilla, diciamo. Allora io do la prima spinta, la do direzionale, poi la vedete, dove un lancio abbastanza veloce.